anche le tue. Un'esperienza una bella. Grazie ancora. Bene. People in the park playing games in the dark. Gli amici, io li chiamo amici, che hanno partecipato a questa importante manifestazione che onora un grande artista, forse più grande di quanto, ma soprattutto il BNG. E io sono molto breve, esprimo un vivo compiacimento con il mio pensiero. Ha proceduto con unanime intendimento operativo alla visione delle 1006 opere pervenute. Dopo varie successive ripetute operazioni di selezione e individuate concordatamente 150 opere ritenute di maggior interesse e deputate alla rosa dei primi maggiori, fra i quali estrapolare i primi premi, i membri della commissione, in un serrato gioco di confronto, esprimono le seguenti opinioni, ponendo in evidenza per la sezione pittura a tema il pittore Giuseppe Nardi. Perciò il premio Ermenegildo Rinaldo Garzi offerto al comune di Mappello va all'opera L'angelo della sapienza del pittore Giuseppe Nardi di Noale, Venezia. Grazie, prego. L'applauso al vincitore del premio Ermenegildo Rinaldo Garzi, premio del comune di Mappello all'opera L'angelo della speranza. Le ragioni, che in ogni modo possono essere personali, che mi hanno indotto a sottolineare il valore del dipinto L'angelo della sapienza di Giuseppe Nardi, credo che siano soprattutto dovute al concetto di bella pittura, qualunque sia l'argomento affrontato dall'artista. Potrei anche usare il termine di pittura pura, o ancora pittura, proprio per come è dipinto il quadro. Si può intuire l'origine veneta dell'artista da alcune raffinatezze cromatiche e di alcuni particolari segni estrosi. La tonalità generale del dipinto è molto equilibrata sulle tonalità basse, con elementi ritmici di verde blu cupo, accenni a tocchi dorati al centro e segni biancastri nella parte alta, con l'unico elemento descrittivo dell'occhio dell'angelo. Suggestioni di un dipinto bello e misterioso e il fascino insito nella bella pittura. Tutto ciò detto da un pittore a un pittore, Giuseppe Nardi, che ritengo meritevole, oltre che del premio Agazzi, di una maggior conoscenza e stima del suo valore da parte della critica e degli amatori dell'arte. Trento, Longaretti, questa è la motivazione.